Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qua. Il vostro Zura oggi vi porta un qualcosa di già visto. Yes, sto parlando del VZ111, veicolo premium cinese TR8 pesante. Sono tutti e due cinesi pesanti, 111, 112, due fratelli. Il 111 non si può comprare dallo shop, il 112 invece sì. È il 111 che mi interessa perché lo sto giocando in questa partita e dopo un periodo di tafferugli in cui la Wargaming ha presentato delle ipotesi sul sistemare i veicoli con matchmaking preferenziale, alla fine è stato deciso di buffare questi veicoli e di non togliere il matchmaking preferenziale, no? Probabilmente parecchi di voi sanno questa storia e sto facendo piano piano l'analisi di tutti i veicoli che ho in garage con matchmaking preferenziale prima e dopo questa sistemazione. Perché sì, questi veicoli avevano perso un po' di lustro. Qui siamo a ghiacciaio e sono corso subito in questa zona centrale per sparare un po' nel fianco a quelli che attraversano. In questa partita il matchmaking preferenziale ha funzionato perché sono top tier. Wow, non capita mai. Questo era uno dei più grandi problemi di questi veicoli. Matchmaking 8-9, quindi non incontra mai tier 10 questo carro, ma purtroppo a causa del matchmaking 3-5-7 del cavolo si finisce sempre contro i 9. Questa qui infatti è una partita un po' anomala. Intanto io me la sto spottando e mi sto divertendo un po' a sparare nel fianco a questi ragazzi che poverini con carri molto lenti cercano di attraversare nel posto sbagliato. Ma a parte questo, quali cambiamenti sono stati fatti al nostro VZ111 per ribilanciarlo e per fargli soffrire di meno questa sua condizione di sono sempre top tier? Ed eccolo qua, sulla destra abbiamo il matchmaking prima della patch e mentre sulla sinistra, la prima colonna, è il matchmaking allo stato attuale delle cose. Come vedete, la penetrazione dei proiettili standard è stata portata da 175 a 186. Mentre quelli premium nulla è cambiato perché bucano sempre 250, ok? Però la velocità di volo del proiettile da un orribile 640 metri al secondo è passata a un orribile 720 metri al secondo. Nulla è cambiato, quindi abbiamo una manciata di punti di penetrazione in più sui proiettili standard, un'orribile velocità di volo del proiettile. È stato migliorato di un 0.2 il tempo di puntamento e di un 0.02 la dispersione. Dopodiché null'altro è stato modificato. Altri veicoli della stessa specie hanno subito varie ed eventuali. Gli S6 gli hanno migliorato un po' il cannone, gli hanno migliorato un po' l'armatura. Questo VZ111 è quello che di tutto il lotto, di tutto il gruppo dei tier 8 con matchmaking preferenziale, vi sto parlando di Type 59, M6 Alien, Super Pershing, FCM, VZ112, eccetera, eccetera. Questo qui è il carro che ha subito meno modifiche di tutti quanti. Quindi per cui siamo qui per vedere se questo carro adesso sia differente dalla review fatta in precedenza. Personalmente vi dico no. Personalmente vi dico che queste modifiche apportate dalla Wargaming non è che abbiano cambiato molto la sostanza del carro. Allora, quando si è top tier, io penso che tanti carri vadano bene. Questo buff di gun handling è lievemente percettibile. Il 112, il fratello, ha subito una miglioria di gun handling, una miglioria di danno per minuto, che l'hanno avvicinato molto al 111. In aggiunta, quel veicolo lì è dotato di una, il 112 è dotato di un'armatura enormemente superiore a quella del 111. Quindi se dovessi consigliare un veicolo per addestrare i pesanti cinesi, ovviamente sarebbe molto semplice in questo momento consigliare a tutti quanti l'acquisto del 112. Ok? Mi sembra strano perché questo veicolo è stato decisamente trascurato.
Non che il carro non vada bene, ha una buona mobilità, è accreditato di 55 km all'ora, ha un rapporto peso-potenza tutt'altro che discutibile. Ora il cannone colpisce pure, forse per sbaglio qualcosa, non è all'altezza di quello degli S6, che pure è schifoso, ma ha subito dei miglioramenti migliori, però siamo lì lì, mentre la mobilità è buona. Quindi tutto sommato questo carro non è malvagissimo, però come vedete la sostanza è rimasta quella di prima, perché le modifiche sono veramente, veramente, veramente impercettibili. Quindi faccio questa review per comunicarlo a tutti voi e nella speranza anche che la Wargaming decida di dare magari un pelino di amore in più a questo carro. Non che serva più cannone, non che serva. Non che uno debba generare bam, quello attraversava, sto andiamo andando a due per, il carro non si muove così. Ma non è che questo replay abbia da dirci nulla di diverso. L'artiglieria ci fa male. Riusciamo a bloccare i colpi di un Comet che spara proiettili normali, perché sì, l'armatura frontale di questo carro è un po' tipo quella dell'IS3, quindi diciamo che siamo in grado di incassare colpi del Comet. Io lascio la velocità a 2x. Una cosa buona 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 di questo carro, ma è buona anche per il 112, è la vista con 380 metri di raggio visivo standard. Ora qui mettiamo a segno ok. Quel piccolo bonus di accuracy un pelino si fa sentire. Magari sparare da lontano con questo carro era un po' più problematico. No, qui abbiamo rimbalzato addirittura un colpo nel fianco, è andata bene. Era un po' più problematico. Qui mettiamo a segno un colpo sul Dicker Max e portiamo a casa. Già siamo oltre 3.000 danni. La vista è uno dei valori assolutamente vincenti di questo veicolo. Come vedete, io ho fatto 1600 danni da spot in questa posizione, e penso che la Wargaming, per differenziarlo e dargli un po' più di vita e dignità, qui ho colpito anche un HTC sulla cupolina laterale, sono molto molto bravo, non sto scherzando. Il carro in questa partita ha deciso di sparare nel posto giusto. Comunque sia, la partita è praticamente finita, io vi faccio vedere la parte finale conclusiva. Però le modifiche fatte non sono sufficienti a dargli una sua personalità. Dovrebbe essere una versione più leggera e meno corazzata del 112. È vero, però i vantaggi del 112 sono troppi e troppo pesanti. Il che vuol dire che questo carro qui magari potevano dargli o un po' più di motore, oppure migliorare un pelino di più il gun handling. Siamo arrivati alla fine della partita. Andiamoci a vedere le nostre post game stat come sempre e chiudiamo questa. È stato buffato bene o no? Allora, non è stato buffato bene. La partita è finita bene, ok? La squadra si è fatta sparare perché io praticamente non ho fatto nulla, mi sono messo in mezzo. Le qualità del carro sono confermate con la vista buona, il resto praticamente non è cambiato nulla. Il fattore money making in questo caso è stato totale, perché praticamente non ho dovuto mettere mano ai proiettili premium. È un buon carro o non è un buon carro? Rimangono tutte le considerazioni fatte in precedenza. Il carro non è male, è abbastanza godibile, abbastanza mobile. Se qualcuno avesse mai pensato che la manovra fatta da Board Gaming di buffare abbia potuto dare lustro o abbia potuto rendere più interessante o competitivo questo veicolo, in questo caso no. Non è il caso magari di un FCM che ha ricevuto pesanti buff ed effettivamente, seppur rimanendo un veicolo in grado da tanti punti di vista, ha acquistato un suo posto all'interno di World of Tanks. Questo VZ resta esattamente nel posto di prima. È un carro discreto, molto costoso, che rimane all'ombra del suo fratello 112. Ok, anche per questo aggiornamento è tutto. Il vostro Zura vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima. Come sempre, vi ricordo di lasciare un like se l'argomento vi è interessato. Siamo stati brevissimi, non vi ho spaccato i maroni più di tanto. Se volete più dettagli sul VZ, li trovate nella sua review specifica, sempre sul mio canale. Ciao ragazzi, alla prossima.